Sull'emergenza idrica nella città di Catanzaro abbiamo sentito il consigliere comunale ed assessore regionale Domenico Tallini. Sì, vabbè, la responsabilità quando scoppia un evento è facile individuarlo, perché la gente è esasperata, c'è gente che fa sciacallaggio invece di collaborare per dare una mano per affrontare l'emergenza. E quindi in questo clima c'è gente che è irresponsabile, che magari scarica su altri. I problemi in Calabria sono problemi che possono essere dal punto di vista della responsabilità scaricati su un'intera classe politica che si è avvicendata dal 70 ad oggi, la classe regionale. Oggi quando scoppia un problema è la sommatoria di tanti problemi che si sono accumulati negli anni e che oggi magari si scarica, perché quando c'è stata un'alluvione a Firenze la gente prima è andata a salvare i libri e ha espresso solidarietà al sindaco di Firenze. In Sardegna tutte le regioni, tutti gli amministratori hanno espresso solidarietà al governatore della Sardegna. Qua noi invece registriamo che, pur non avendo nessuna responsabilità diretta, c'è una serie di soggetti che sono anche politici che cercano di aizzare la gente facendo sciacallaggio in un momento in cui invece ci sarebbe da rimboccarsi le maniche e praticamente dare una mano per uscire fuori dall'emergenza. Questo è una cosa assolutamente da rigettare al mittente. Io dico che prima dovremmo pensare a dare una mano a risolvere l'emergenza. C'è gente che oggi a tutti i costi vorrebbero che si facesse un consiglio comunale. Intanto cerchiamo di affrontare l'emergenza. La condotta è della Sorical, della regione. La Sorical è una società che è nata per gestire il sistema di distribuzione idrico, che praticamente ha concepito la regione Calabria, non adesso, ma l'ha concepita qualche anno fa, quando invece doveva darsi un'organizzazione e doveva dare anche la gestione anche a dei privati, con capitali privati. Questo non è avvenuto, la Sorical si è riempita di debiti perché i comuni non hanno pagato l'acqua che hanno consumato, e sfido che ci sia un solo comune, anche comuni grandi, capoluoghi di province, che sono debitori nei confronti della Sorical di milioni di euro. Tutto questo è avvenuto e è continuato anche in questa, quindi vogliamo dire, perché se dobbiamo dire Abramo è stato presidente della Sorical, allora io ti dico che Olivo è stato componente del consiglio d'amministrazione della Sorical da sindaco della città nel momento in cui gli investimenti si facevano. Che cosa ha fatto Olivo? Non lo voglio dire, ma soltanto per dire, se oggi andiamo a fare la caccia al capro espiatorio di una realtà, grazie a Dio non ci sono state le vittime. Nelle altre regioni gli altri amministratori ricevono solidarietà per eventi calamitosi, noi invece riceviamo attacchi di sciacalli che non hanno potuto vincere l'elezione perché non sono rappresentative del consenso elettorale, non hanno potuto annullarla attraverso le vicende giudiziarie, ed oggi approfittano di eventi come questi.